sogno delle quattro stagioni, questo è il titolo del murales che è stato realizzato dagli allievi della scuola d'arte Marusso di San Donà di Piave e donato alla casa di riposo. Abbiamo sentito l'assessore ai servizi sociali Maria Grazia Murer e anche gli autori dell'opera. Vediamo i dettagli nel nostro servizio. Una bellissima opera che rende ancora più bello questo luogo. Ma la cosa è il dono che viene dato alla città, all'Accademia Marusso, che dona alla casa di riposo, ma a tutta la città, perché la casa di riposo è come dire, un luogo, un'istituzione per tutti i cittadini. E questo è un altro momento in più di apertura, perché l'importante sarebbe che la gente non conoscesse la casa di riposo solo nel momento in cui ha un ospite, un parente ospite qui, ma sempre di più un elemento del territorio. È anche questa una sfida che stiamo affrontando con il consiglio d'amministrazione di una serie di servizi che vedono la casa di riposo non più il servizio tradizionale per gli anziani fragili non autosufficienti, ma aprire a servizi. E oggi con un'opera d'arte si dà il via anche a questa nuova avventura. Come nasce l'idea di creare questo murale? L'idea è nata un anno e mezzo fa da una proposta del Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo che abbiamo colto con piacere e alla quale poi questo è il risultato finale. Abbiamo dovuto anche trovare chi fossero gli insegnanti interessati, perché tutta l'attività si è svolta in un rapporto di assoluto volontariato, quindi è un regalo. È un dono che l'Accademia ha fatto, ma soprattutto chi ci ha lavorato, quindi i due maestri, Cesca e Bernardo, e una decina di loro allievi, con un anno e mezzo di lavoro praticamente. Quale parte del murale realizzato lei ha seguito con gli allievi? Allora, io prima di tutto ho realizzato il bozzetto iniziale, perché era stato chiesto a me questo intervento, e ho voluto condividerlo invece con questa associazione che si chiama Accademia Marusso di San Donà, perché avevo degli allievi che consentivano anche una esperienza di questo tipo. Prima di tutto ho voluto condividere la direzione artistica con una collega che è Rosita Bernardo. E senza tutti questi contributi, un anno non sarebbe stato possibile realizzare questo lavoro. Il mio è stato un lavoro di direzione, prima di tutto, e poi ci sono alcune parti che ho fatto materialmente. Com'è stato realizzare l'opera assieme ai suoi allievi, un'opera che adesso potrà essere vista da tutta la cittadinanza? È stata una cosa molto bella, molto stimolante, perché è stato un modo per fare una didattica più sul campo, una didattica viva ed che ha permesso anche a me di conoscere molto meglio le persone, le inclinazioni, le aspettative e di fare un lavoro insieme sulla natura, cioè trovare che la natura e comunque l'osservazione era un punto di unione molto forte che ci piaceva molto realizzare. È anche una crescita sicuramente non soltanto negli allievi che abbiamo visto, ma anche in noi insegnanti, perché è stato proprio un lavoro molto di ricambio, ecco, abbiamo dato e ricevuto continuamente. Inaugurazione oggi di questo meraviglioso murale che è un dono da parte dell'Accademia Marusso, ma anche intitolazione a questa stanza. Allora, in base a un concorso di idee che si è tenuto, che abbiamo lanciato come casa di riposo ai parenti, ospiti, dipendenti, tra le varie proposte il Consiglio di amministrazione ha scelto quello di Rita Levi Montalcini per la caratteristica della persona, quindi da un punto di vista quindi sia umano, sia sociale, sia scientifico che rappresentava questa persona. Sappiamo che è stata, va bene, urologa, ha vinto il Nobel per la medicina nell'86 e anche è stata senatrice a vita proprio per i suoi meriti scientifici e sociali. Quindi ci è piaciuto tanto, abbiamo visto che anche tra gli ospiti che c'erano oggi e tutti gli invitati ha avuto molto riscontro, è stato un nome insomma che è piaciuto e anche secondo me rappresenta l'importanza della sala parimenti alla persona. Primo consiglio comunale a porte aperte per la nuova amministrazione di Musile guidata da Silvia Susanna. Oltre al giuramento del sindaco, all'ordine del giorno c'era anche l'assegnazione delle deleghe agli assessori, sulle quali era stato tenuto il massimo riserbo fino alla pronuncia del sindaco. Sì, nei giorni scorsi avevo un po' parlato con quelli che potevano essere stati individuati come assessori, anche per capire se quello che io avevo scelto per loro poteva essere confacente alle loro attitudini e a quello che insomma, in qualche maniera potevano aspettarsi.
poi però il riservo effettivamente è stato mantenuto fino alla fine e questa sera hanno saputo per la prima volta quelle che erano le deleghe. È stata una scelta doverosa nei confronti dei cittadini che proprio oggi hanno deciso di partecipare con noi al primo consiglio comunale, quindi saperle prima non avrebbe avuto lo stesso significato. E dunque al vice sindaco Vittorino Maschietto sono andate le deleghe alla pubblica istruzione, lavori pubblici, viabilità, arredo urbano, proloco, scuola Monteverdi e associazionismo relativo. Luciano Carpenedo si occuperà di cultura, commercio e attività produttive, politiche giovanili, politiche agricole, associazioni combattentistiche e associazionismo relativo. Sport, tempo libero e associazionismo relativo sono le deleghe invece di Giovanni Ferrazzo. Elisa Pierobon sarà l'assessore all'ambiente, territorio, ecologia, tutela della flora e della fauna, società partecipate e associazionismo relativo. Francesca Simiele sarà infine il nuovo assessore alle politiche sociali della casa e associazionismo relativo, che comprende il centro Baby. E ora cominciano questi 5 anni di lavoro sempre in piena trasparenza con i cittadini. Sicuramente sì, infatti abbiamo già programmato per tutti i 5 anni, ovviamente a partire dal primo anno, anche degli incontri sul territorio, perché non vogliamo che quanto fatto in campagna elettorale, quindi l'incontro proprio con i cittadini, rimanga un caso isolato. Abbiamo bisogno di confrontarci con loro e di recepire quelli che sono i problemi e anche le loro perplessità sull'eventuale nostra amministrazione. A presiedere invece il Consiglio Comunale è stata eletta Roberta Zanutto. Una grande soddisfazione, decisamente. Adesso si incomincia a lavorare, mercoledì la prima giunta. Sarà mio compito, come ho detto prima nel discorso iniziale, mantenere quella disciplina e quelle regole che sono previste da statuto e regolamento. L'inizio mi è sembrato collaborativo e auspico che, come oggi, si continui sempre così. Sono soddisfatta di tutti i consiglieri comunali e del sindaco, la dottoressa Susanna, che mi ha dato la fiducia a maggior ragione in questo momento, e perciò iniziamo a lavorare per i nostri cittadini. Presenti in prima fila tra il pubblico anche il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, l'ultimo sindaco di Musile prima della reggenza di Vittorino Maschietto. È una sera importante, primo il battesimo, ho visto anche tutti i neoconsiglieri emozionati, quindi sicuramente è una cosa normale, sarebbe grave se fosse il contrario. Adesso auguro a Silvia, a tutta la sua squadra, alla nuova giunta, un buon lavoro, per cui sicuramente va a loro il mio in bocca al lupo e soprattutto che rimangano e rimanga un'amministrazione che sta con la gente. Oggi gli spazi di manovra sono molto limitati, è importante sapere ascoltare, quindi stasera sala gremita, ma da domani mattina, come dice il nostro presidente Luca Zaia, pancia a terra e lavorare per il bene di Musile. Una domenica particolare dedicata alla solidarietà, e sono in compagnia di Silvio Pomiato che ci racconta che tipo di giornata è, un'iniziativa che non è nuova, anzi ritorniamo perché già l'anno scorso eravamo presenti. Che tipo di iniziativa e com'è nata? Beh, questa iniziativa, come dicevo anche gli altri anni, quest'anno è il 22esima edizione. È sempre la giornata che ci vede un attimino assieme a questi ragazzi ospiti delle case di accoglienza del compressorio San Donatese Motense, a cui cerchiamo di far passare loro una giornata un pochino diversa, e cerchiamo con giochi, c'era stata la messa poco fa, adesso serviamo il pranzo a tutti, cerchiamo un attimino di tenerli in allegria e sentirsi allegri anche noi assieme a loro, ecco, tutto lì. Presente anche il primo cittadino per una giornata di solidarietà, una solidarietà nel suo comune condivisa, diciamo, fra persone fortunate e meno fortunate. Per me è un gran piacere e un'emozione, anzi, essere qua. Ormai da più di 13 anni, è per me un appuntamento fisso che si ripete. Prima come sindaco, sempre come rappresentante dell'amministrazione, adesso come vice. Ma non solo noi diamo, ma riceviamo in dignità, riceviamo in umanità. Ed è un grosso dono che noi abbiamo. Ecco. Forse ben vengano queste feste, che si consolida, che ci fa consolidare il principio, no? E dà maggiore attenzione verso, per evitare la cultura della discriminazione e dell'inserimento. Anche dalla regione del Veneto la presenza istituzionale per una giornata di solidarietà.
Sì, certo, mi sembra doveroso essere presente, ringrazio anzi l'associazione paracadutisti e le associazioni che collaborano a questa giornata per l'invito, un dovere legato insomma al legame che ho alla mia comunità e al ruolo che mi è stato dato dalla comunità stessa, anche perché credo che chi riesce a fare volontariato nell'ambito in questo caso anche della disabilità sia solo diciamo, un testimone vero di quello che spesso noi politici chiamiamo servizio. Allora ogni tanto penso sia giusto testimoniare che ci siamo e che insomma siamo qui anche per aiutare concretamente quando ce n'è bisogno e per stare con chi insomma quotidianamente si dà da fare per il prossimo. Va dato merito all'associazione paracadutisti Bassopiavi per l'impegno che investono appunto in questo e sono una testimonianza che ci ricorda che pur in un momento di difficoltà la prima risorsa per una comunità sono sempre le persone. E quindi la sfida anche della normalità oggi è quella ormai, non è tanto un problema di abilità o quanto di soprattutto di risorse, ma è il coraggio di tornare a essere comunità, in cui ognuno tira fuori il meglio di sé e se lo mette a disposizione per gli altri. E questo evento è la dimostrazione continua che è sempre sostenuta con tanto affetto da persone che ci credono e che ci mettono innanzitutto il cuore. Una serata di moda a Torre di Mosso, sono con l'organizzatore Alessandro Orlandi, siamo giunti alla terza edizione di Miss e Mister Confartigianato. Alessandro. Ma cosa posso dire, è un'emozione incredibile, è un lavoro di un anno per fare questa forma di aggregazione, questa è una riunione di categoria, quest'anno abbiamo 17 negozi che partecipano, dalle zone e anche da lontano, abbiamo il comico di Colorado Caffè, abbiamo un gruppo rock, abbiamo canto, ballo, dei ballerini che vanno ai campionati italiani, è un festival show paesano per aggregare, per stimolare la categoria, per fare in modo che anche altre categorie e anche gli stessi parrucchieri possano capire che tessere una rete e unirsi fa diventare forti e fa uscire un po' dal guscio, fa fare delle cose veramente belle. E allora com'è nata l'idea 3 anni fa? 3 anni fa c'era la voglia di rivitalizzare un po' il paesello e è stato chiesto di fare una sfilata, poi io mi sono innamorato della Confartigianato dove si sono fatte tante belle cose, per non precludere la possibilità di fare qualcosa in Confartigianato abbiamo fuso e abbiamo così inventato e chiesto la possibilità di utilizzare il nome Confartigianato e abbiamo fatto una sfilata dal nome Miss Confartigianato sotto la torre prima edizione, adesso siamo alla terza. E abbiamo la voglia di continuare ad arrivare anche a 2-0 magari se possibile, no? Certo. E l'inserimento del Mister Confartigianato? No, siamo partiti subito con Miss e Mister Confartigianato praticamente. Alla fine di questa serata un lui e una lei che vengono giudicati da una giuria di esperti, abbiamo 4 giudici a livello internazionale in giuria, riceveranno la fascia e per un anno sarà loro, poi la passeranno in consegna a Miss e Mister Confartigianato 2017. E la serata questa sera come è articolata? La serata è bella lunga, allora inizieremo con dei balletti che vanno ai campionati italiani, abbiamo un'esibizione di fitness model, abbiamo canto e chitarra, abbiamo 49-50 modelli, tra modelli e modelle preparati ognuno nei propri negozi, ritoccati qui e che poi sfileranno in pedana in anonimato completo, solo dopo che la giuria avrà deliberato. Allora si svelerà chi ha preparato chi, proprio per far vedere che è una cosa pulita, che viene valutato il ragazzo e non chi l'ha pettinato. Poi escono con i loro acconciatori sul palco e ricevono i giusti applausi per il lavoro fatto. Bene, allora adesso però direi che tu potresti, visto che sei l'organizzatore, portarci anche a vedere un po' di backstage. Certamente. Andiamo. Viva, tanta gente in centro, tante aziende che hanno collaborato per la buona riuscita. Sì, mi è piaciuta tantissimo anche perché mi piace vedere i professionisti, che non è una competizione ma è un lavoro di gruppo ed è bello vedere appunto le persone che lavorano bene e che sanno far vivere e far felici i nostri clienti e questo rende felici e gratifica anche noi. E tra la folla abbiamo incontrato un po' tutti i pezzi grossi, importanti di Confartigianato, anche il presidente. Allora, una serata creata appunto per portare in piazza la gente e far rivivere il centro grazie anche alle aziende che lavorano in centro.
bellissima manifestazione in un meraviglioso paese, un meraviglioso mondo di gente dove che si può lavorare tranquillamente, vivere decorosamente, e bellissimo, basta. Giunti alla terza edizione, abbiamo sentito anche i commenti da parte di alcuni esponenti di Confartigianato locale, una manifestazione che funziona. Sì, siamo giunti alla terza edizione di questa manifestazione che, come si può ben vedere, porta molta gente dei paesi vicini, oltre che del nostro paese, fa finalmente rivivere il centro in maniera importante, e sono quegli eventi, quelle manifestazioni che proprio sono fondamentali per i nostri centri, dove si vede il lavoro di tutta la comunità, perché Alessandro, l'organizzatore, insieme con la moglie si sta prodigando da mesi, ma non da solo, con tutti gli amici del paese, con altri acconciatori, non solo del paese ma anche dei paesi vicini, sta facendo veramente un grande lavoro, e il risultato di questa sera sicuramente darà soddisfazione a lui e a tutta la comunità e a me in prima persona. La Proloco è sempre attiva nelle manifestazioni che tengono vivo il centro, la vita delle piccole e medie città, e questa sera è un evento importante. Beh, un evento veramente che darà luminosità a questo nostro piccolo paese, e bisogna ringraziare veramente gli organizzatori che si sono prodigati da mesi per questa organizzazione. Il tempo ci sta assistendo e quindi speriamo per Torre di Mosto una bellissima serata all'insegna della moda, della gioventù e soprattutto dell'impegno di tanti artigiani che collaborano per questa organizzazione. Quindi veramente un bravo a tutti gli organizzatori, e invito a tutti quanti a venire qui a Torre di Mosto per vedere questa manifestazione che sarà sicuramente fantastica. Renzo e Lucia, una storia d'amore, è lo spettacolo di danza interpretato dagli allievi della scuola Overture, centro di formazione per la danza di Musile, messo in scena al Teatro Astra dopo 2 anni di studio e preparazione sotto la guida della direttrice Chiara Martin. Giornata intensa che ha visto la scuola impegnata per una prima il pomeriggio e poi di nuovo in scena la sera, ed entrambe le volte il riscontro di pubblico è stato straordinario, facendo segnare il quasi tutto esaurito. Com'è andata? Ma sembra bene, naturalmente il secondo spettacolo è stato un pochino, cioè andava un po' più da solo, però i ragazzi erano tutti un po' più stanchi, ma pare che comunque abbiano retto bene. Mi pare di aver sentito commenti positivi, quindi adesso nei prossimi giorni avrò il riscontro dalle persone. Da dietro le quinte mi sembrava bene. Diciamo che i ragazzi hanno collaborato tantissimo tra di loro, questo era l'obiettivo. Ognuno fa la sua parte, ma tutti insieme si fa il lavoro grosso. Beh, direi bene, molto bene, insomma. Penso che tutti si siano divertiti. Sì. Complimenti a Renzo, complimenti a Lucia. Soprattutto brava l'insegnante. Molto formativa, ma da grande, si imparano molto la disciplina, il sacrificio che al giorno d'oggi i nostri ragazzi non difficilmente imparano, insomma, quindi una grande avventura. Grande soddisfazione anche per 2 allievi, Simone e Maddalena, che hanno superato l'audizione rispettivamente per il balletto di Roma e la scuola di Mauro Astolfi, sempre a Roma. Sono i primi nostri uccellini che volano via dal nido, e speriamo che siano i primi di tanti, visto che abbiamo aperto solo da 6 anni, ha avuto il tempo di crescerli e di mandarli. Diremo, la storia è classica, però molto moderna. Bravissima, che hanno interpretato con quel pop in mezzo che era stupendo. Molto, molto bello, particolare. Ci siamo ritrovati a ripassare gli esempi dei Promessi Sposi di scuola.